Ciao Filippo, è stata una partita come a volte capita di vedere dai due volti. Il primo tempo sicuramente di marca giallorossa, dove purtroppo quei 20 minuti ci hanno frastornato, e poi un grande secondo tempo dell'Empoli. Cos'è successo nell'intervallo? Cosa vi siete detti? E se vi aspettavate poi di produrre questo secondo tempo incredibile, che per poco veramente non riapriva la partita? Sì, eravamo molto dispiaciuti per il primo tempo perché ci tenevamo a fare una gara diversa. Purtroppo ci sono stati degli episodi e un quarto d'ora di blackout dove la squadra non è riuscita a reagire, però negli spogliatoi ci siamo compattati, uniti, abbiamo detto di fare un grandissimo secondo tempo per noi, per la gente, per cercare di rimettere la partita. E purtroppo non ci siamo riusciti, però ripartiamo dal secondo tempo. Sappiamo che la Roma è una squadra forte. Sicuramente più forte di noi, quindi c'è stata una grande reazione, dobbiamo ripartire da lì per le prossime partite. Ciao Filippo, ti chiedo due cose. La prima, se ti aspettavi una partenza così forte da parte loro a livello di ritmo, di intensità, di aggressività, perché fin dai primi minuti si era visto che l'avevano messa proprio su questo binario. E la seconda, ti chiedo quanto paga la squadra nelle ultime settimane se è giocato in tempi stretti, partite ravvicinate, ha subito tanti gol, però con squadre anche forti, con qualche problemino di organico vostro, quindi ti chiedo quanto può aver inciso questo. Sì, veniamo da diverse partite molto difficili. Mercoledì è stata una partita tosta, sia a livello fisico che mentale. Purtroppo abbiamo giocatori importanti che in questo momento sono fermi, però speriamo di recuperarli il prima possibile. La squadra comunque, ripeto, aveva approcciato bene alla gara. Secondo me i primi 20 minuti, la squadra era viva, eravamo molto concentrati. Poi, ripeto, purtroppo c'è stato questo blackout che abbiamo preso 3 gol nel giro di 10 minuti e questo dovremmo analizzarlo col mister, capire gli errori e ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo, da quella voglia di combattere, di vincere i duelli, che poi è quello che ci ha portato nella posizione in classifica dove siamo.